Okay. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti, siamo all'undicesima lezione. Undicesima, giusto? Sì. Del modulo A dell'antropologia culturale. E dobbiamo oggi chiudere questa parte sulla ricerca sul campo e fare anche il saggio di Clifford Hill sull'arte, l'arte come sistema culturale. Ho deciso di reintrodurre questo testo perché so che molti... Ma insomma non c'è più nessuno praticamente, non viene più. Sono tutti arresi giustamente a... Vediamo se faccio qualcosa. Sì, allora prima qualche informazione preliminare, dicevo per chi, che la lezione di oggi deve finire un po' prima, perché ho tesi di laurea stamattina e quindi in realtà sono convocato alle 10, però arriverò quando il turno della mia laureanda, quindi sarà verso le 10:30, 10:35, che è più lontano, quindi cerchiamo di stringere i tempi per questa lezione, eventuali integrazioni arriveranno. E poi, cosa più importante invece da dire a tutti, la lezione di venerdì non sarà in diretta, né in aula, né su Teams, né su Zoom, perché ho contemporaneamente un impegno purtroppo inderogabile e quindi la registrerò quel giorno, la registrerò e la renderò disponibile appena possibile online, ok? Mi sa pure che forse mi guardo se vale la pena, perché la lezione dell'altro anno, avendola fatta a distanza, la parentela ha bisogno di un po' di grafici, di un po' di disegnetti, e quindi è quasi meglio vederla con una lavagna grafica sul monitor che non registrata o su Teams sulla lavagna, ok? Quindi, ok. Sì. Quindi ci vediamo direttamente poi mercoledì prossimo, perché lunedì. Ah, esatto, lunedì è festa. No, spero con molti di voi di vedervi a Mortacci, di vedervi a domenica sera, insomma, a Torbella Monaca, per chi ci volesse essere mi farebbe molto piacere. Io sarò lì a fare bracciole e a girare, a tagliare porchetta, per chi non è molto, diciamo, vegetarian o muslim friendly, diciamo, come festa, però sì. Ci sarà anche un reparto, come dicevo, per i vegani, vegetariani e eventualmente persone che non possono mangiare il maiale per diverse ragioni, ok? Quindi in realtà sì, effettivamente se non ci vediamo domenica, ci vediamo mercoledì prossimo addirittura, quindi, per la seconda parte sulla parentela. Allora, dovevamo chiudere il saggio di Olivier de Sardin sulla politica del campo e avevamo appena accennato al primo dei quattro modi di produzione del dato etnografico, vi ricordate? Il primo è l'osservazione partecipante con i suoi due strumenti, il taccuino con la doppia C e l'impregnazione. L'impregnazione è proprio... come si chiama lui? Leonardo Piasene, che è veneto come me, parla di essere imbombegà. Imbombegà vuol dire impregnato zuppo, fracico, si dice a Roma, no? È come quando metti un biscotto di quelli che si impregnano di latte, ecco. Cioè, l'impregnazione è esattamente questo. È questo stare dentro un posto per cui riesce ad assorbire, diciamo, alcune porzioni della rete semiotica locale senza che ci sia un lavoro effettivo di consapevolezza. Ok? Secondo modo di produzione del dato etnografico, i colloqui. Okay? I colloqui sostanzialmente si chiamano colloqui, non si chiamano interviste, perché per noi antropologi è fondamentale allontanarsi il più possibile dal modello interrogatorio. Il modello interrogatorio è un modello per cui uno è il richiedente dell'informazione e l'altro è il datario o il donatore dell'informazione, ok? Invece
Il colloquio, cioè, così funziona appunto l'intervista o l'interrogatorio, invece il colloquio ci si aspetta che ci sia uno scambio costante, che è effettivamente quello che deve succedere, ok? Quindi, proprio perché cerca di sondare il punto di vista del nativo senza pretendere di sapere già quello che si cerca, e proprio perché cerca di vedere i gorilla invisibili che gironzolano da quelle parti, no? Il colloquio deve avere questa capacità di essere dinamico, Sono due tipi fondamentali di persone che si intervistano. Uno, in quanto un consulente esperto su un tema specifico. Quella persona sa tutto sul matrimonio tradizionale in quel paese. Vado lì perché mi spiega come si fa, è un esempio che vi faccio dalla mia ricerca in Macedonia. Insomma, c'era una signora che sapeva tutto sul matrimonio tradizionale macedone, e quindi sono andato da lei perché c'era tutta una serie di quaderni con tutte le canzoni. Poi poco importa che lei aveva fatto il matrimonio all'occidentale con l'abito bianco, col vestito, no? Un po' paradossalmente, però era una specie di tenutaria della memoria tradizionale, quindi molte persone possono essere consultate così. In realtà l'antropologia è molto interessata anche ai testimoni, cioè alle persone che vengono per raccontarti qualche cosa che è successa a loro, non necessariamente generalizzabile, molto spesso idiosincratica, appunto che c'è tutto un filone di ricerca che riguarda proprio la raccolta di storie di vita. Cioè si passano giorni, settimane, mesi, anni con una persona e si cerca di elicitare di nuovo, no? Di farsi raccontare tutta la sua vita. E poi sono libri molto importanti, studi molto, molto importanti. Uno dei più importanti, forse uno dei primi che ha preso piede, è un antropologo americano, Vincent Crapanzano, italo-americano, che parlava anche italiano, che ha studiato la vita di un fornaio, di un fabbricatore di mattoni, Touhami, in Marocco. E c'è tutta una serie di anche di transfer e controtransfer che si attivano tra lui, antropologo, e l'intervistato, ok? Con una serie di scambi molto interessanti in cui quello che diventa importante è la dimensione dialogica. Vedete? Tant'è vero che poi, alla fine degli anni 70, primi anni 80, si iniziò proprio a parlare di antropologia dialogica per insistere su questo fatto che i colloqui non sono estrazione di materiale, ma sono coproduzione di senso tra la persona che dovrebbe, tra l'antropologo, diciamo, e il cosiddetto informatore. E come avvengono questi colloqui? Cercando di stare il più possibile vicino alle tradizioni locali della conversazione spontanea, con una specie di hidden agenda, come si dice, no? Di agenda, di punti nascosti, cioè io voglio informarmi su come funzionano gli scambi tra cognati in quel posto, parlo con una persona che mi sta raccontando la sua vita, però quando comincia a parlare della sua parentela, di suo cognato, insisto molto su questo punto, cioè nel senso che, capito, è una specie di, non è un binario, no? Appunto, mentre il un interrogatorio, oppure se volete il test, è un binario, cioè non c'è niente da fare, i passi da fare sono quelli obbligatoriamente. Il colloquio è una specie di campo aperto, tu vuoi andare da quella parte là, ma non lo obblighi l'intervistato ad andare in linea dritta e seguendo esattamente i passi. Vedi un po', e soprattutto se lui, vedi, o lei, vedi che cambia strada, non lo fermi. Perché potrebbe esserci appunto un gorilla invisibile lì, a cui tu non avevi minimamente pensato quando hai iniziato la ricerca, e che invece per lui è importante, capito? Cioè, siccome cerchiamo sempre di dire che cos'è importante per loro, dal loro punto di vista, no? L'antropologia è un approccio emic, vi ricordate? Emic,
cioè una speak description, si cerca di ricostruire le cose cercando di cogliere la rete di significato, cioè la prospettiva, il punto di vista di quelle persone. È inutile che io pretendo, no, di imporre la conversazione. Poi è ovvio che c'è anche una sorta di iterazione, no? Cioè una volta che ho parlato con questa persona una volta, due volte, tre volte e ci conosciamo, non è detto che ci sia neanche bisogno di registrare, prendere appunti, perché magari quella la millesima volta che parlavo con Leonidas Christopoulos in Macedonia, mi è venuto in mente, riguardando i miei appunti, questa storia del cognome a cui facevo riferimento la volta scorsa, no? E ho cominciato a parlare esplicitamente, cioè c'è stata una conversazione basata esattamente su questo punto, vedete? Cioè quello che è importante è che cerca un po' di imitare i rapporti di amicizia. Tant'è vero che molto spesso alcuni antropologi, Michael Hertzfeld, che è un importante antropologo è britannico, che però lavora a Harvard, ha lavorato a Harvard tutta la vita America, tutta la vita, e lui parla di amicizia proprio come relazione fondamentale. Io sono un po' più dubbioso, a meno che non si consideri l'amicizia anche un rapporto che è sempre che implica sempre una transazione di qualche tipo, no? Io questo Leonidas mi sfoggiava in paese perché lui aveva avuto un po' di storia, lo che voleva far vedere, che vedete l'antropologo, lo storico come mi considerava lui, addirittura venne dall'Italia per studiare me, e quindi mi sfoggiava nel paese perché lui stava cercando di avere alcuni benefici, una pensione di guerra, così, quindi voleva darsi un tono. E io con la sua autobiografia, con i suoi quaderni autobiografici, ci ho fatto la mia carriera, mi sono dottorato, sono diventato ufficialmente antropologo, capito? Cioè non è un rapporto necessariamente gratuito. Che d'altra parte, appunto, non ti l'ha detto che l'amicizia sia in questo senso assolutamente gratuita, c'era anche tutta una serie di scambi, c'è un sistema di scambio, ecco, complesso, va bene? Ok, quindi la dimensione diacronica del colloquio è molto importante, ok? Cioè, per quello vi ho detto, non facciamo le interviste, anche per queste interviste, uno va là, si è fatto la sua scaletta, no? C'è la sua lista di domande, e invece il colloquio parte con un canovaccio. Parliamo di parentela, parliamo di potere e religione, vediamo che ruolo hanno le madri, sono vari temi che possono venire fuori, no? Oppure parliamo di quella volta che ti hanno tolto da scuola perché dovevi andare a lavorare, cioè tu quindi parlo di educazione, lavoro, capito? Tutte tematiche molto, molto fluide, no? Che possono riaffacciarsi in vari... Allora, il lavoro di fondo di questo tipo di colloqui è che è sempre quello di saltare fuori dall'acqua e di ragionare anche su se stessi. Cioè, in questo senso è una sorta anche di autoterapia, la pratica etnografica in generale, no? Cioè, un po' come se, sapete, detto cos'era sul Tempio di Delfi, Theotis Auton, no? Conosci te stesso, ci sono tradizioni come la filosofia che lo fanno, appunto, scavandosi dentro la propria razionalità. La psicologia lo fa scavando dentro la propria emotività, se volete, e l'antropologia lo fa scavando fuori, cioè è uscendo dall'acqua, no? Quindi il colloquio è una delle armi principali, ovviamente insieme all'osservazione partecipante, per cui tu cerchi di capire meglio quella persona, e per poterla capire non puoi non pensare a te, cioè non puoi non pensare a collocarti, si chiama il posizionamento. Lo chiamiamo il posizionamento, cioè tu devi dire, ok, io sto studiando, non so, i rapporti tra marito e moglie, ma marito e moglie in Macedonia negli anni 70, tra contadini macedoni della Macedonia greca negli anni 70, ma lo faccio da che punto di vista? Dal punto di vista di un maschio, quindi con il mio posizionamento, per me era molto più facile parlare con Leonidas che con la moglie sultana, per 100.000 ragioni, come era molto più facile parlare con uomini che con donne, capite? Quindi io vedo le cose da quella prospettiva, in quanto maschio, ovviamente non soltanto maschio, ma anche maschio dotato di un sistema di valori, posso identificare così generalmente come borghese,
La mia estrazione culturale è quello, un maschio che ha una prospettiva, che ha un certo livello di istruzione, che appartiene a una certa classe economica. Cioè questo deve sempre essere fatto consapevole e il mille piedi deve sapere che piedi sta muovendo. Cioè, capito? Il campo in questo caso è la formica, l'informatore che tu senti strano per le cose che ti racconta, ti guarda strano per le cose che tu gli racconti e quindi diventa è sempre un gioco costante di rispecchiamento, no? Cioè, quindi come è quindi la dimensione speculativa dell'antropologia. Vedete, la nota speculazione non può essere, è sempre, appunto, non è autoreferenziale, non può essere per definizione, ok? Appunto, lo voglio. Vabbè, quindi Olivier Satan spiega abbastanza bene, proprio tecnicamente, come si monta un colloquio, ecco, diciamo, ok? E potete prenderlo come, anche come indicazione su come impostare la tesina, e poi ne parleremo la tesina. Però avete visto, lo spiego abbastanza bene cos'è. Cioè la tesina contenutistica, prendiamo il tema, la rete di significato, molto interessante, noi viviamo in rete di significato, vediamo il tema etnocentrismo, molto interessante, e Benelli ce l'ha spiegato parlando di questo. Io invece lo applico parlando di mia cugina, parlando non dei tatuaggi, ma il tatuaggio che io ho sulla spalla, capito? Concretizzo questi concetti astratti, abbastanza vaghi, che io magari vi ho raccontato parlandovi un po' di cose esotiche, concretizzo nella mia vita, quello che significa per me uscire dall'acqua. Quando è che sono uscito dall'acqua? Non è successo? Ok? Oppure che cosa posso fare? Ecco, cose leggere. Questo è un tipo di tesina, no? Sui contenuti dell'antropologia, ma c'è anche la tesina metodologica, la chiamo. Ok, faccio finta di essere un antropologo che deve studiare X. Come faccio a impostare un colloquio? Dove farei? Come farei la mia osservazione partecipante? Quali sarebbero i dati del mio taccuino? Quale sarebbe che tipo di impregnazione mi aspetto di acquisire? Ok? E poi terzo modo di produzione del dato, le procedure di censimento, che non sono i censimenti quelli dell'Istat, ma sono, se vedete, una raccolta sistematica di dati, dice Olivier Sardin, che è intenzionalmente ethic, cioè il cui punto di scelta, di osservazione, non è quello dell'informatore. Posso vedere quanti chili di barbabietole da zucchero si producono in quel villaggio Areos Kafkasos negli ultimi 3 anni. Che ci faccio? Beh, potrebbe essere interessante vedere chi è rimasto, chi se n'è andato, quali maschi hanno proseguito il lavoro del padre, quali invece si sono spostati a lavorare con i suoceri. C'è tutta una serie molto interessante di cose. Però il dato è un dato di censimento, capito? Cioè non mi interessa niente se quelli mi dicono, ma secondo noi è aumentata molto la produzione di barbabietole, oppure secondo noi è diminuita molto. Quella è un'altra cosa. Quella è l'EMIC, vedete, il punto di vista locale. Quello che è importante invece è l'ETIC. Cioè, alcuni dati possono aver bisogno di essere raccolti indipendentemente da quello che pensano gli osservatori, gli osservati, ok? Cioè, azioni, norme e rappresentazioni, il problema sempre delle scienze sociali è questo, che un conto sono le norme, cioè quello che quella cultura dice di fare, un conto è quello che quella cultura pensa di fare, le rappresentazioni, cioè le norme sono quello che la cultura dice che bisogna fare, bisogna essere, monogami. E quello che la cultura dice di fare, sì, cioè noi siamo una cultura tendenzialmente monogamica, e quello che la cultura fa, le azioni, e scopri che invece c'è una serie di poligamie varie che si intersecano a vari livelli della città. Quindi, capito? Cioè, un conto è quello che la gente dice che si deve fare, un conto è quello che la gente dice che si fa, e un conto è quello che la gente dice che, no, quello che la gente effettivamente fa.
e dobbiamo sempre tenerli separati questi piani, ok? Quindi i censimenti sono anche un modo per raccogliere dati sulle azioni sociali, su quello che la gente fa effettivamente, ok? Anche se noi siamo sempre interessati alle rappresentazioni, ok? Ma se non so di che cosa sono rappresentazioni, diventa un po' difficile poi provare a fare interpretazioni sensate o ragionevoli o generalizzazioni anche quando è possibile, ok? Quindi i colloqui, cioè le procedure di censimento sono estremamente utili in alcuni contesti. Io per esempio ho cercato di raccogliere attraverso i registri matrimoniali il tasso di incidenza dei matrimoni misti tra gruppi etnici nella zona dove lavoro io, ok? Chiamiamoli gruppi etnici, sono gruppi linguistico-culturali di diversa tradizione, ok? Cercavo di, proprio perché potevo anche parlare con un esperto di matrimonio che mi dice: sì, è vero, una volta ci sposavamo soltanto tra noi, dopo poi sono arrivati i pondi e abbiamo cominciato a sposarsi. Quando? Abbiamo cominciato negli anni 70 e poi va a vedere i registri, scopri che invece ha iniziato 20 anni prima la cosa, capito? Cioè quello, lo scarto è tra quello, tra le rappresentazioni e le azioni, quello che è successo veramente. E molto spesso, se non hai una base di dati attendibile, rimani con le tue rappresentazioni. È uno dei campi più spinosi per l'antropologia culturale, perché siamo pigri, perché non ce va, perché raccogliere quei dati sistematici mi sembra una cosa abbastanza così poco filosofico, poco tipo di intellettuale, a noi ci piace tanto fare teorie, no? E invece tante volte converrebbe mettersi lì giù brutalmente e contare. Tante cose vale la pena ancora di contare, però basta, non dico altro. E le fonti scritte? Allora, Olivier Sardin parla di fonti propedeutiche alla ricerca sul campo, se non sono andato in Macedonia senza essermi letto almeno in maniera approssimativa qualcosa sulla storia dei Balcani dell'800-900, senza sapere un po' di storia greca, un po' di storia dell'impero ottomano, come puoi sperare, no? Di capirci qualche cosa. Non è che non esistono posti in cui non c'è nulla, cioè il posto, cioè l'ultima tribù selvaggia non è mai esistita, anche se la trovano ogni 3 mesi sui giornali, su Focus o in varie cose, non è mai esistita. C'è un posto assolutamente così, totalmente isolato, per cui voi sareste gli scopritori e quindi non avreste bisogno di leggere. Cioè, la ricerca sul campo si fa dopo aver letto un sacco di roba in biblioteca, se no è una buffonata, ok? E se la fai con persone che parlano una lingua diversa dalla tua, ti impari pure la lingua, ok? Quindi fonti propedeutiche alla ricerca sul campo. Poi ci sono le fonti integrate nel campo, cioè diari, lettere, quaderni e pubblicistica locale. E poi i corpus autonomi, come stampa e archivi esistenti, nonché tutto il materiale audiovisivo disponibile online. Corpus autonomi vuol dire un dato che l'antropologo non ha prodotto e non ha neanche trovato, che già c'era. Cioè, perché io in Macedonia, in questo paesino, conosco questo Leonidas e dopo un anno di confidenze mi fa vedere 5 quaderni autoscritti da lui a mano, un greco incredibilmente divertente, perché insomma il greco è una lingua complicatissima da scrivere, il greco moderno, perché ha mantenuto la grafia del greco antico ma la pronuncia è completamente diversa, quindi ci fanno il dettato nazionale in Grecia ogni anno, il dettato nazionale, e ho colleghi universitari che non sono un granché con l'ortografia, che fanno un sacco di errori di ortografia. Pentirmi, insomma, quant'è. Adesso, parlando della poesia araba marocchina, verrà fuori questo tema di nuovo. Però appunto, no, quindi c'è un rapporto complicato con la lingua. E appunto, quindi è una fonte che esisteva, però in un certo senso l'ho trovata io, l'ho resa pubblica io. Ok, quindi queste sono le fonti integrate sul campo. Diari, lettere, qualcosa che io considero non è una fonte autonoma mia, non l'ho prodotta io, ma in un certo senso è il mio stare nel campo che la rende disponibile come fonte etnografica. E invece va distinta dalle fonti
Le Corpus Autonomi, il giornale locale. Ok. Adesso, Olivier Sardin, con la tipica spocchia francese, non parla mai di fonti, lui parla soltanto di fonti scritte. Io invece metterei fonti extrasomatiche, cioè legate all'esterno del corpo della persona. Cioè, quindi, anche un telefonino, 20 anni fa, una videocamera, era la fonte scritta. Vedete? Il giornale... Qualcuno dice qualcosa? Adesso, di fatto, i social, cioè se voglio scoprire che cosa pensa la gente di Pietralata, quartiere rapido, vado a leggermi "Non sei di Pietralata se..." No, è presente, no? Oppure, io sono veneziano, però c'è una serie di pagine su Facebook su Venezia molto interessanti per me. Perché a parte appunto che parlo un sacco di cose, dettagli, angoletti, piazze, campielli che non conoscevo, no? Oppure storielle, ma è anche un modo per capire che cosa, qual è la rappresentazione, cioè capito? È un corpus autonomo di dati che non ho necessariamente bisogno di sollecitare io. Questo un po' per dire che la mitologia della ricerca sul campo, questa cosa in cui l'antropologo da solo va lì e tira fuori modi di pensare, di vita, che altrimenti sarebbe... Vi ricordate la metafora della volta scorsa? Leonidas, la prima volta che lo incontro alla stazione dei treni di Florina, mi prende la penna e comincia lui a dirmi chi era Alessandro Magno. Lui mi prende la matita del quaderno e me lo scrive lui. Cioè lì, capito? Cioè non c'è più questa, necessariamente questa antitesi, un po' perché l'abbiamo visto, perché l'antropologia non è più lo studio del primitivo, dell'illetterato, dell'esotico, ma è anche appunto, puoi andare con la metro a fare ricerca sul campo, ok? Se arrivi a Rebibbia, arrivi a Torpignattara, al Torpignattara Muslim Center, o vai in un'occupazione a scopo abitativo, ti trovi con persone che hanno la laurea, non è che aspettavano te che li illuminavi con le tue grandi analisi, c'avevo bisogno, ok? E allora diventa, capito, molto più equilibrato il rapporto, molto più meno gerarchico, se volete, no? E quello che tu fai è cerchi di produrre questi dati tenendo conto che quello che c'hai di fronte, anche se c'ha la probabilmente sei tu che c'ha la leva al naso più facilmente che non lui, usando la metafora, no? Perché tu ti sei fatto il piercing e lui invece sta tranquillo cercando di comprarsi il prossimo telefonino di ultima generazione. Cioè, capito? Cioè, bisogna un po' ribilanciare, no? Questa immagine che l'antropologa sarebbe quello scafato, evoluto, che studia con persone semplici. Ma di che? Cioè, fammi un esempio, insomma, la fotografia in Nigeria è stata importata molto prima che in Italia dai colonizzatori britannici, e si è sviluppata una tradizione locale di riprese fotografiche molto legate all'estetica locale, dove non si fanno profili, tutta una serie, cioè, e un fotografo nigeriano, magari della vostra età, è probabilmente molto più raffinato di me dal punto di vista fotografico. Non è che lui, capito? Cioè, bisogna, quello che ci costringe a fare il fieldwork, tenendo conto di quello che ci ha insegnato a Padurai, no? Per la cultura circola, è che non abbiamo più questa contrapposizione così automatica, no? Tra un senso di sé superiore che si impegna addirittura a conoscere l'altro, e invece una sorta di primitiva, primigenia naturalezza che aspetta soltanto di essere scoperta. Ma te che... Ok? Fonti scritte, quindi, non sono soltanto le fonti scritte, sono tutte le fonti che producono informazione che l'antropologo non necessariamente ha prodotto per conto suo. Cioè, non possiamo più pensarci autarchici dal punto di vista dell'informazione, del dato etnografico. È pura nostalgia. Ok?
Queste forme di produzione del dato antropologico vanno sottoposte a quella che Olivier de Sardin chiama la politica del campo, appunto il titolo del... cioè vuol dire cosa ci faccio con questa roba qua, come la faccio interagire. E sono una serie di temi. Allora, diciamo, cioè intanto uno dei temi fondamentali è la questione dell'iterazione. Iterazione sia in senso concreto di produzione non lineare di informazioni, cioè immaginate che se vi hanno assegnato a un censimento e vi danno via Giulio Gambellotti, okay? via Litor Bella Monaca, dal numero X, dal numero 1 al numero 100. Che fate? Avete questo questionario, cominciate a farvi il numero 1, poi il numero 2, il numero 3, il numero 4 e avete finito, ok? Invece se fate una ricerca antropologica andate da Tizio e dite guarda, sto studiando i rapporti, diciamo, i conflitti matrimoniali tra coppie miste, ok? E quella persona ti fa l'intervista perché l'hai contattata, perché sai che potrebbe essere interessato a conoscere quel tema, e poi alla fine gli dici ma non è che conosci qualcun altro, e lui ti manda da Caio, poi ti manda da Sempronio però ti rimanda da Tizio perché gli è venuto in mente un'altra cosa. Cioè quando finisce, non finisce questo tipo di interazione, cioè mentre quella, diciamo, l'interazione concreta, cioè io vado da A a B a C a D perché ho quel percorso che è tipica dell'analisi quantitativa, si chiude, l'interazione antropologica non si chiude, anche perché una volta che io ho fatto l'ennesima intervista può venirmi fuori un tema che non avevo mai toccato e che mi rimanda veramente, come il gioco dell'oca, al punto di partenza. Porca miseria, non gli ho mica chiesto questa cosa al primo che mi ha mandato qua. Allora lo richiamo, la richiamo e dico guarda, senti, possiamo rivederci ancora un po'? Vedete? È un gioco di tessitura costante. Ok? Ovviamente che raggiunge però una saturazione. Arriva un momento in cui per quel tema l'ennesima intervista non ti aggiunge nulla di nuovo. Allora dici ok, da questo punto di vista, per quanto riguarda i conflitti matrimoniali tra coppie miste, mi sa che ho detto tutto, diciamo. Ok? Quindi saturazione. Ci sono una serie di fattori di disturbo che producono interferenza, e ovviamente sono il monopolio delle fonti, il fatto che l'antropologo tende a considerare proprietà sua quel territorio. I lavori di squadra sono ancora rari, per fortuna stiamo cominciando anche noi a farli, ma c'è questa tendenza un po' a rimanere chiusi rispetto all'apertura delle fonti. Gli archivi, i dati, adesso le interviste, soprattutto con la legge sulla privacy, è un casino renderli disponibili, okay. Ma ci sono archivi interi di ore e ore e ore, ore di registrazioni, di non so che cos'altro, che stanno lì, non vogliono dire niente, non significano nulla perché non sono interpretabili, perché il proprietario non le rende disponibili. Quindi il monopolio delle fonti è molto rischioso. Poi un problema grosso è la rappresentatività del gruppo testimone. Si chiama il gruppo testimone, il gruppo sociale testimone è quel tipo di persone con le quali tu hai capito che puoi lavorare e stai lavorando. Io per venire in Irlanda avevo un problema enorme, che ero considerato tra i cattolici in quanto italiano. Quando arrivi in Irlanda, tu devi andare nel nord, ti devi dichiarare. E se non dichiari la tua affiliazione, devi dire quale pensi che sia la categorizzazione da parte degli altri. E ovviamente come italiano venivo conteggiato come cattolico. Quindi avevo un problema enorme di trovare il mio gruppo, perché più facilmente venivo identificato con i cattolici. E qui ho dovuto lavorare molto su dove andare ad abitare, perché insomma c'è tutta quella questione del sectarianism, cioè il fatto che in certi paesi, in gran parte del nord, se vai
in un pub sei cattolico, se vai in un altro pub sei protestante, se vai a fare la spesa in quel supermercato sei cattolico, se vai a fare la spesa in quell'altro supermercato sei protestante, se vai all'ospedale X sei cattolico, cioè una cosa, per non parlare delle scuole, no? Quindi è anche molto difficile riuscire a collocarsi, evitando appunto l'altro problema grosso che è l'incliccaggio. La click è la cricca, no? Sarebbe. L'incliccaggio vuol dire che tu sei entrato in un sottogruppo di quella cultura che stai studiando e rischi di vedere le cose soltanto attraverso la luce interpretativa che ti offre quel sottogruppo. Magari è un gruppo che è particolarmente attento a un aspetto della vita politica o della vita culturale. Magari sono persone che hanno una fede religiosa specifica o che hanno un'appartenenza politica molto dichiarata, molto esplicita. Se stai studiando quelle va bene, ma se vuoi dare una rappresentazione più completa di quella struttura culturale, ah Giada, dovevi dire qualcosa, scusa, mi vedo da Piero. Mi sono perso, cosa stavo dicendo? Dello studio della situazione della cattolica protestante. Ah sì. L'inclicaggio, si dice. L'inclicaggio appunto è il rischio che il tipo di informatore che ti sei scelto, che ti è capitato, possa, come si può dire, blindarti rispetto all'accessibilità di altre fonti. Capito qual è il rischio, il problema? E quindi l'incliccaggio è uno dei problemi più gravi, diciamo. Non è inevitabile, però insomma è difficile che tu non sia dentro un sottogruppo specifico. E questo ci porta al punto centrale, che poi dovrebbe aprire anche uno spazio per la riflessione sul seminario sul Green Pass. Allora, la triangolazione è uno, diciamo, degli elementi fondamentali della politica del campo. La triangolazione è di tipo appunto semplice, che è sostanzialmente la verifica dei dati, è quella, la stessa cosa che fanno anche gli storici. Quando leggi in una fonte dato X, cerchi una fonte indipendente che lo confermi o che lo falsifichi. Ok? La triangolazione è il principio della geometria, dei geometri, no? Che ti consente di capire dove sei e dove è quel punto rispetto a te. Tu non puoi stabilire la distanza da quel punto con precisione se non hai un terzo punto, no? Che ti consenta appunto questo tipo di triangolazione. La stessa cosa, ho un dato, è attendibile, è vero, se c'è, devo trovare altre fonti che ovviamente che non siano all'origine di quel dato. Non è che posso leggermi la fonte X e dare conferma leggendo la fonte Y se la fonte Y è l'origine di X. Non c'è senso, perché il problema è che si sposta su Y. Chi mi garantisce che quel fatto riportato da Y è vero? Ci vuole un'altra fonte autonoma, il fatto del cristianesimo, qualunque storia sarebbe evidente, no? Cioè, come facciamo a sapere che Gesù è esistito? Non possono essere i Vangeli, che dipendono tutti probabilmente da un Marcus, da qualche fonte compatta. Ci vuole un Flavio Giuseppe, se non so, qualcuno che almeno mi dica che c'è stato profeta di questo tipo, insomma, ok? Quindi, cioè, la stessa cosa vale per l'antropologia culturale, per l'etnografia. C'è bisogno di verificare se quell'informazione è attendibile. E quindi facciamo la triangolazione semplice anche noi. Uno potrebbe dire, ah, ma non mi interessa sapere se effettivamente i tedeschi, dopo l'attentato di Via Rasella, hanno messo o non hanno messo i volantini per chiedere ai partigiani di consegnarsi alla giustizia. Perché a me interessa invece vedere quello che la gente ha pensato. Sì,
Ma di nuovo, se la rappresentazione non la, non so come dire, non la strusci contro il reale, che senso ha la tua analisi di quella rappresentazione? Quindi è importante sapere, attraverso la triangolazione, che non c'è stata nessuna nessun tentativo da parte dei tedeschi di fare sì che i partigiani si consegnassero. A quel punto, quando sai che non è successo quell'evento e c'è invece una narrazione che lo racconta, è interessante vedere giocare sullo scarto. Ok? Quindi le triangolazioni semplici sono importanti, ma a noi antropologi ancora di più interessano le triangolazioni complesse, che sono invece, dato un gruppo, data una società, data una comunità, data una cultura, ok? Dato un'entità che so già, perché me l'ha insegnato dalla parte Kirz e da parte Alpadurai, che è complessa al suo interno, non è compatta, omogenea, uniforme. Perché? Perché è piena di differenze fin dall'inizio. Qualunque sia la società, che io, anche la più semplice, qual è una differenza che c'è sicuramente? La madre di tutte le differenze? Di genere e di età. Non esistono società in cui tutti sono, appartengono alla stessa fascia d'età e allo stesso genere. Poi ci sono società in cui ci sono 10 classi d'età e altre che ce ne hanno due sole. Ci sono società che hanno due generi e altre che ce ne hanno 5. Ma non esistono società con un genere e una fascia d'età. Quindi la differenza c'è sempre. C'è sempre, ok? Qua ci sono tantissime altre differenze, tantissime altre, perché tantissime culture li conoscono, ok? Allora, la triangolazione complessa è quel tipo di triangolazione, cioè di divisione del gruppo sociale, che ti consente di capire come quel gruppo che tu avevi dato per complesso, ma non sai secondo quali variabili, quel gruppo comincia a disporsi rispetto a un problema. Quindi la triangolazione complessa non è l'oggetto in sé che ti interessa, è giusto o non è giusto avere il Green Pass, non ci interessa, non è quello il punto. Ma come cittadino uno può dire la sua opinione, ma come antropologo dice: c'è il Green Pass, è evidente che c'è un giudizio variegato, diversificato rispetto al Green Pass. Alcuni lo considerano necessario, alcuni tollerabile, alcuni insopportabile e alcuni un sopruso, per esempio, no? Com'è? Cioè, come si raddensano questi modi di pensare? Attorno a quali variabili sociometriche? È l'età che conta? È la classe sociale? È il livello di istruzione? È la competenza comunicativa, e posso andare avanti. È l'orientamento politico. Pensate, vedo come negli Stati Uniti la pro-vax e no-vax si sono fin da subito divisi proprio lungo la frattura tra democratici e repubblicani. E in Italia qualcosa del genere si è vista tra radicali di diverso tipo e moderati di diverso tipo. Ok? Quindi una cosa importantissima da fare è l'elaborazione di una triangolazione complessa che consente all'antropologo di non utilizzare le categorie sociometriche che già ci sono. Maschi adulti che hanno più le classi diciamo economiche, con un reddito inferiore a 30.000 euro e superiore a 50.000 euro e così via, no? Ma di dire, vediamo come effettivamente le persone si distribuiscono, perché potrebbe essere, che ne so, che avere o non avere una fede religiosa praticata comporti una significativa differenza nel collocarsi tra pro-vax e no-vax.
Vedete, c'è una variabile che non è detto che l'avevo tenuta in considerazione. Oppure, alcuni tratti di personalità. Essere più o meno accomodante, l'agreeableness è uno dei tratti fondamentali della personalità che si possono misurare abbastanza precisamente. E si sa che, per esempio, che ci sono delle differenze tra maschi e femmine nell'agreeableness, cioè nella disposizione a evitare il conflitto, diciamo, ok? A evitare il conflitto. C'è un sacco di sovrapposizione, attenti, Non sto dicendo che le donne sono condiscendenti e gli uomini invece sono tengono la posizione, non sto dicendo questo, sto dicendo che c'è un'altra sovrapposizione, ma gli estremi tendono ad essere, tant'è vero che per esempio la gran parte della popolazione carceraria è fatta di maschi, perché tendenzialmente sono meno agreeable, poco da fa. Ok, non sto dicendo che non ci siano tantissime sovrapposizioni, anzi, ma alcune variabili, anche i tratti di personalità, possono segnare alcuni estremi in una direzione o nell'altra. Non tanto tra maschi e femmine, anche tra livelli di reddito, variano i tratti di personalità. Ok? Quindi la creatività, il livello di apertura, il livello appunto di disponibilità all'accordo, sono tutte variabili che potrebbero interferire molto con le scelte di questo tipo dell'organizzazione quindi per stringere i tempi, io vorrei fare un paio di incontri con chi vuole in cui cerchiamo di capire, sentendo le posizioni diverse, cerchiamo di ragionare su quali possono essere gli aggregatori di questa triangolazione complessa. Perché c'è quel tipo di persone che è più favorevole o è più contrario a questa pratica o quest'altra pratica? Ed è più, scusate, la paura, è la rabbia, è l'invidia sociale, è il conformismo. Cos'è che spinge queste scelte? E l'unico modo per farlo, in antropologi, è parlare con tante persone e cercare di far avanzare le prospettive più diverse. È ovvio che se lo facciamo da studenti universitari ci siamo già tagliati via un sacco di alternative, no? Pensate, tutte le persone, che ne so, senza un'educazione formale, con una bassa educazione formale, persone non diplomate, per esempio. Sono già escluse a priori da questo tipo di analisi, no? Ma come piccolo esperimento, anche per farvi vedere come si fa in pratica, non è poco più che un esercizio di stile, diciamo, ok? Non è una vera e propria ricerca, però potremmo intanto provare a vedere cosa succede, no? Quindi la settimana prossima vi darò alcune date possibili in cui ci possiamo incontrare. Pensavo due gruppi, penso al massimo di una trentina di persone, sarà difficile gestire di più. Ci vediamo magari un pomeriggio, stabiliamo l'ora, e intenzionalmente con questo spirito di provare ad articolare le nostre posizioni, che possono essere veramente, e me lo auguro, le più variegate. Okay? Oppure se scopriamo che invece gli studenti universitari tendono tutti a disporsi abbastanza armonicamente dentro un pacchetto, no? Beh, anche questo è un'informazione interessante, sempre per la triangolazione complessa, ok? Basta, che ora ho fatto? Le 10. Finiamo qui, sigla, sipario. E l'arte come sistema culturale. L'articolo di Clifford Geertz del 1973, mi pare. 77. L'arte come sistema culturale. Lo insegnavo tanti anni fa, l'ho rimesso quest'anno, perché tanti studenti sono dei veri culturali. Allora, diciamo, sono due, un articolo del 76, un po' Geertz ormai lo conoscete, e quindi ritroverete alcuni anche poi i suoi tic, un po' di stilemi, il suo modo di fare. Ritroverete la Vistros, che qui sembra avercela ancora in perterrito. Però appena di sfuggire, è tutto implicito. Sostanzialmente il saggio del 76 è scritto per poco per polemizzare con
con la sottigliezza di penna che lo caratterizzava, non era un polemista aggressivo. Sì? Allora se si può andare a chiudere la porta. Lei vede se sta ancora registrando? Sì, ok, perché appunto non ho la batteria esterna, mi sono solo dimenticata oggi e ancora che finisca un momento all'altro. Allora, dunque la polemica, la motivazione critica è contro un certo tipo di formalismo sia dell'estetica che ancor più dell'antropologia culturale, dello strutturalismo. Ok? Lo strutturalismo, qualcuno di voi che ha fatto linguistica conoscerà sicuramente Ferdinand de Saussure, avrà sentito nominare Roman Jakobson, ok? Che sono diciamo, considerati autori molto importanti. E de Saussure era morto prima che era bambino Levi-Strauss, ma Jakobson invece, che è più vecchio di Levi-Strauss, che è un po' quello che penso. Penso che sia lui, no? Jakobson che sistema il triangolo della fonologia, credo. Lui e Trubetskoy, se non sbaglio, della produzione di certi fonemi, no? E una sistematizzazione del modo in cui pronunciamo i suoni basato su una serie di opposizioni occlusive, sorde sonore, fricative, appunto, sorde sonore, vari punti. Articolando il modo e il punto, cioè dove la lingua tocca, diciamo, all'interno della cavità della bocca, e il modo in cui l'aria passa attraverso le pliche vocaliche, le corde vocaliche, è possibile dare una categorizzazione di tutti i vari tipi di suoni utilizzando queste opposizioni binarie molto spesso. Opposizioni binarie. Levi-Strauss stava inventando un'antropologia che utilizzava lo stesso metodo. Dice, gli esseri umani, vede il modello, quello della cibernetica, è quello degli incipienti calcolatori, il modello è 0-1. 0-1. Il bit iniziale, insomma, no, dei calcolatori, è il sistema binario. Una cosa è X o è Y, o è 0 o è 1. E quindi Levi-Strauss lo stava applicando, questo modello, a un sacco di cose, alla parentela, alla mitologia, a certe forme degli scambi economici, ai matrimoni. Stava applicando questo modello strutturale per cui un sistema funziona perché c'è una serie di scambi, di relazioni che fanno sì che le singole parti non bastano a capire il sistema, devi capire il sistema e la relazione che ogni parte ha con le altre. Quello è il principio di base dello strutturalismo. Ok? Allora, Jakobson e Levi-Strauss avevano scritto nel 62, un saggio in cui analizzavano una poesia, la breve poesia di Baudelaire, I gatti. E l'avevano analizzata tutta, qualcuno magari che fa letteratura francese la conosce, analizzata tutta in chiave formale, con una serie di alliterazioni, di ripetizioni fonetiche, quindi di opposizioni a livello fonetico, fonologico, morfologico, fino a sintattico e fino a semantico. Ma quello che volevano dimostrare era che la poesia poteva essere analizzata come una serie di, appunto, di opposizioni di ordine strutturale. Poteva essere analizzata solo dal punto di vista formale, che è esattamente quello che fa girare le scatole a un antropologo come Keats. Il libro da cui è tratto, tradotto come Antropologia Interpretativa, ve l'ho già detto, il libro si chiamava Local Knowledge, conoscenza locale. Lui dice, no, se tu insegui, tu studioso, la forma astratta di qualunque cosa tu stia indagando, mi porti fuori da quella cosa, invece di portarmici dentro. Perché quello che fa quella cosa, non è
la sua aderenza a un modello astratto, ma è come eventualmente quel modello astratto ha preso una forma concreta. Se tu mi fai sempre soltanto i raggi X, ti perdi tutto il senso della carne e puoi scoprire che tutti gli esseri umani hanno l'osso parietale e i lobi frontali. E allora questo ti consente di capire come funziona quel singolo uomo. Abbiamo visto che oggi lo sappiamo che lo stesso cervello è in realtà il prodotto dell'interazione costante con l'ambiente. Kiertz è una specie di local knowledge, i tassisti londinesi e il loro ippocampo, no? Questo, quindi anche il corpo ha una sua forma che dipende dal contesto in cui si è sviluppato. Come puoi pensare che una poesia, quindi poesia vuol dire creo, no? Una creazione dell'uomo, sia comprensibile nella sua totalità soltanto facendo riferimento alla, diciamo, no? A quello che è l'arte per la concezione dell'estetica filosofica, il formare per il formare. Kiertz dice, se noi ci concentriamo soltanto sul livello formale, sulla superficie di un'opera d'arte, quello che ne ricaveremo sarà sicuramente una serie di indicazioni utili per comprendere questa geometria astratta di produzione artistica, ma assolutamente incapaci queste informazioni di portarmi dentro il fatto che quello è specificamente il concetto di bellezza di quella cultura. Cioè posso concentrarmi, no, sul rapporto tra larghezza e altezza, diciamo, delle labbra e dire c'è la regola, come si chiama, il numero aurea, la sezione aurea, due terzi, un terzo, se non mi ricordo, qualcuno di voi che ha fatto storia dell'arte classica se ne ricorda queste cose, insomma, no? Che pare una proporzione geometrica che si ripropone in molte forme considerate belle. Ma questo non mi spiega la differenza tra a me che mi piace Julia Roberts e un giapponese che gli piace la geisha con la bocca al ciocco. Capito cosa sto dicendo? Cioè, se tu ti concentri soltanto sui rapporti formali, ottieni una struttura astratta e quindi astratta, quindi deconcretizzata, quando l'arte, dice Kiertz, è proprio il modo in cui una cultura cerca di rendere, dice, visibile, udibile o tattibile, dice, si inventa pure la parola, qualche pensiero che la informa come cultura. Quindi l'arte sarebbe il modo in cui la cultura dà forma concreta al proprio pensiero, alla sua idea di bellezza. Per elaborare questo concetto, se c'è qualcosa che assomiglia a me, che sono il concetto di linea tra gli Yoruba della Nigeria,
il concetto di una figura, cioè di colore tra gli Abelan della Nuova Guinea. Un'analisi della pittura del 400 fiorentino e un'analisi della poesia orale improvvisata marocchina. Ok? Allora. Dice, è difficile parlare di arte. Questo è Uomo con una zampa di Jean-François Millet del 1863, credo. E lo cita a pagina proprio 119, nella prima pagina. Dice, è molto difficile parlare di arte. Tant'è vero che appunto, Millet è accusato di essere un socialista, diceva no, ma chi mi frega, io disegno queste cose qua perché quando sono cresciuto da bambino vivevo in mezzo a questi campi, non avevo nessuna, era quello il mio punto di riferimento, dovevo dipingere quello che vedevo, quello che conoscevo, ok? Vi vedete, cioè, tu fai un'opera d'arte e qualcuno pretende di dirti che significato ha. È una cosa a cui gli artisti tendono molto a resistere, e più gli artisti sono moderni o contemporanei, e più questa resistenza è forte, no? Al punto che tendono a dissociarsi, non soltanto dall'interpretazione che altri possono dare, ma quasi dalla loro stessa opera, che è un tratto comune, mi sembra, dell'arte contemporanea, no? Una specie di dissociazione dell'artista, che è veramente una stranezza nella storia del pensiero umano, perché appunto quello che interessa a Geertz è invece vedere non tanto come il singolo artista eventualmente faccia i conti con il suo bisogno di significazione, ma come per comprendere quell'opera d'arte tu non puoi fare appello a non puoi fare appello all'esigenza espressiva dell'autore, non puoi limitarti a considerare la dimensione formale, ma devi collegare quella forma allo spazio culturale che le dà senso, ok? Per quello parte dal concetto di linea tra gli Yoruba. Linea sembrerebbe proprio il classico caso fatto apposta per un Pareison, per un filosofo di estetica, che dice io mi concentro sulla forma, il formare per il formare. Vediamo la linea, puro significante sottratto a qualunque significato. L'arte è la capacità, secondo questa concezione che Geertz sta contestando, di lavorare sulla forma, sull'aspetto formale. L'arte Yoruba sembrerebbe una conferma di questo, ma se cominci a scavare un po' sotto, ti accorgi che non è così. Allora, la linea di profondità, direzione e lunghezza variabile è incisa non soltanto nelle opere, ma anche nelle guance. È presente? Ci sono diversi esempi che potete trovare. Un altro esempio che
C'è nella scultura la linea e c'è sulla faccia la linea. C'è un rito di passaggio in cui questi segni indicano il lignaggio di appartenenza, il gruppo familiare da cui proviene. Ok? Gli Yoruba non incidono le loro linee solo sulle loro statue, vasi e via dicendo, fanno lo stesso con i propri volti. La linea di profondità, direzione e lunghezza variabile incisa sulle loro guance e lasciatavi a formare una cicatrice serve come mezzo di identificazione del lignaggio, del portamento personale e di espressione di status. E la terminologia dello scultore e dello specialista di cicatrici, tagli che sono tagli tra virgolette distinti da sfregi e scavi o artigli distinti da fenditure aperte, procede in parallelo con esatta precisione. Gli Yoruba, ecco il punto, associano la linea alla civilizzazione. Questo paese è divenuto civilizzato, significa letteralmente in Yoruba questa terra ha delle linee sulla faccia. Leggo un altro pezzettino perché voilà. Il profondo interesse dello scultore Yoruba per la linea e per particolari forme di linee deriva quindi da qualcosa di più del piacere distaccato per le sue proprietà intrinseche, i problemi di tecnica scultoria o qualche concetto culturale generalizzato che si potrebbe isolare come estetica indigena. Scaturisce da una sensibilità distintiva che tutta la vita contribuisce a formare, in cui i significati delle cose sono le cicatrici che gli uomini lasciano su di esse. Chiaro? Perché ha scelto questo esempio? Proprio perché sembrerebbe un esempio che potrebbe dar ragione ai formalisti dell'estetica, a chi crede che il rapporto dell'uomo con il bello, dell'essere umano con il bello, passa attraverso una riflessione, una meta-riflessione sugli aspetti formali, il formale per il formale. Invece no, non basta. Se non sai che cosa significa che la linea per gli Yoruba è il segnale della civilizzazione, dell'uscita dallo stato felino o animale, e l'ingresso quindi nel mondo sociale degli uomini compiuti. Quindi qua avete già un'ulteriore conferma di un concetto fondamentale dell'antropologia, che l'essere umano sa, cioè le culture, diciamo, cerco sempre di evitare questa antropomorfizzazione del culturale, no? Come se le culture fossero persone, abbiamo visto che è la cosa più sbagliata del mondo da fare. Ma diciamo, questi raddensamenti di reti semiotiche che chiamiamo culture sono consapevoli del fatto che gli esseri umani nascono incompleti e vanno portati a maturazione, vanno portati a compimento. Quindi le linee sono l'evidenza di questo lavoro di produzione dell'umanità sull'umano. Non è una scelta libera, mi faccio come mi pare a me, a seconda di quello che io voglio esprimere. Ci va niente con quello che tu vuoi esprimere. Problemi tuoi, delirio tuo. Per essere un uomo compiuto, una donna compiuta, perché ci sono anche questi casi. Okay. Tu devi sottoporti a questo lavoro di costruzione culturale da parte della tua comunità. Quindi non c'è formalità. E cioè, vabbè. Perché quindi? Eccoli qua invece. Questi invece sono gli abelani della Nuova Guinea. Sono delle cose fantastiche. Mi faccio un po' così, un po' a cavolo, ma sono, se qualcuno conosce un po' di arte indigena australiana, si vede che c'è un forte. È un'arte in cui la distinzione tra figurativo e astratto
non ha nessun senso, perché ci sono dei veri e propri racconti mitologici che sono, per noi che non conosciamo la grammatica, sono arte astratta. Per loro, che sono educati dentro quella grammatica visuale, è un racconto che si legge, come le potremmo leggere, che ne so, una tavola di Giotto, insomma, una sequenza narrativa chiaramente riconoscibile. Allora, in questo caso, gli Abelham sembrano particolarmente ossessionati, oltre che dal colore, di cui diremo tra poco, anche da questa figura, che ricompare in tantissime fogge, in tantissime forme, e che è chiaramente un ventre, il ventre di una donna. Un ovale appuntito che rappresenta, e così si chiama, il ventre di una donna. Compare appunto come elemento compositivo di tantissimi disegni, e anche quando ci sono rappresentazioni più figurative, comunque l'ovale ricompare ossessivamente, lo vedete? Ora, perché c'è questa ossessione per l'ovale e questa attenzione a certi tipi di colore che rimandano al rituale? L'interesse per la differenza tra la creatività femminile, che gli Abelham ritengono preculturale, prodotto dell'essenza fisica femminile e quindi primaria, e la creatività maschile, che essi ritengono culturale, dipendente dall'accesso degli uomini al potere sovrannaturale attraverso il rituale, e quindi derivata, pervade tutta la loro cultura. Come in molte altre culture, gli uomini hanno l'invidia della vagina, altro che invidia del pene delle donne, cioè l'invidia della potenzialità creatrice della donna. Gli uomini Abelham sono ossessionati letteralmente da questo. Le donne hanno creato la vegetazione e scoperto gli yam, una specie di patata, di un tubero, che gli uomini mangiano. Le donne si imbatterono per prime negli esseri soprannaturali, di cui divennero le amanti, finché gli uomini, insospettiti, scoprirono quel che succedeva e presero gli esseri soprannaturali, trasformati ora in sculture di legno, come centro delle loro cerimonie. E naturalmente le donne producono gli uomini dal rigonfiamento del loro ventre. Il potere maschile, dipendente dal rituale, un potere ora gelosamente tenuto nascosto alle donne, è così incapsulato dentro al potere femminile, dipendente dalla biologia. Ed è di questo fatto prodigioso che trattano, come diremmo noi, i dipinti pieni di ovali rossi, gialli, bianchi e neri. Allora, chi ha studiato questo tipo di rappresentazione è un antropologo che si chiama Anthony Forge, lo trovate alla nota 10. È molto interessante il saggio, è una raccolta di saggi che si chiama Socialization, processo di socializzazione, come si impara, diciamo, a diventare. Il saggio che lui ha scritto si intitola così: Learning to See in New Guinea, imparare a vedere. Learning to See. Ora, sappiamo che abbiamo questa disposizione visiva biologicamente determinata, ma vedete, imparare a vedere significa acquisire i canoni culturali che fanno sì che tu sia in grado di comprendere e apprezzare quel tipo di espressione. E quindi, vedete la cosa che vi dicevo, nell'arte la cultura rende visibile un suo pensiero. La donna è naturalmente creativa. Gli uomini devono conquistare quella creatività attraverso il rituale. Questo messaggio profondissimo, che attraversa tutta la cultura Abelham, trova una sua visibilità proprio in queste rappresentazioni pittoriche. Di nuovo, vedete, non è il formare per il formare.
È il formare per mettere in forma un'idea culturale. Il saggio si chiama l'arte come sistema culturale. 5 minuti prima che mi mettano in galera perché salto la tesi di laurea. Penso la mia laureata, poverina, starà fremendo. La pittura italiana del 400. Il punto di riferimento, questa è la raffigurazione di Bellini, questo è l'Annunciazione del Beato Angelico, questo è Botticelli e questa è la Passadanza. Vi faccio vedere soltanto un minuto di Passadanza. Vabbè, insomma, è una danza quattrocentesca molto, molto, che serve a capire, ecco, non metto neanche il sonoro, che se ne frega, perché è una cosa di quelle mortifere, dopo 30 secondi uno è annoiato a morte. Però dice, se vuoi capire come funziona il Botticelli, come funzionano la posizione delle grazie, devi conoscere la Passadanza. Se vuoi capire come il Bellini o il Beato Angelico rappresentano scene bibliche, devi conoscere il linguaggio dei predicatori medievali. Se vuoi capire come Piero della Francesca, dove ho messo Piero? Piero della Francesca rappresentava i rapporti geometrici all'interno dei suoi quadri, eccolo qua per esempio, devi sapere che Piero della Francesca era un mercante, che era uno specialista dell'arte della valutazione. Cioè, lui, sapete, non c'era un sistema metrico uguale per tutti. Come facevano i mercanti a comprare e vendere? Andavi in piazza del mercato, c'era quello che veniva da Livorno, quello che veniva da Cipro, quello che veniva dall'Alemania, e quello ti voleva vendere il pepe, quello ti voleva vendere la birra, quello ti voleva vendere il vino, ma in tutte unità di misure diverse, botti, oppure le stoffe si misuravano in braccio, ognuno. Come facevi a misurare? C'è un pezzo incredibile. Allora, là. Dunque, Geertz cita da un libro di Michael Baxandall che si dice Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del 400, in cui lui cerca di ricostruire l'occhio del periodo. Cioè dice, uno spettatore che vedeva l'Annunciazione del Beato Angelico aveva nelle orecchie le prediche dei predicatori, quindi sapeva come vedere. Uno spettatore che vedeva le grazie che danzano vicino alla primavera aveva negli occhi la bassa danza, sapeva che cosa stavano, perché erano messe così quelle donne. E uno spettatore che vede un manto della Madonna che diventa una sorta di cupola aveva in mente il fatto che i volumi vanno misurati secondo certe complesse regole geometriche e quindi proiettava in quello che vedeva le cose che sapeva della propria cultura. Questo è l'arte. Egli è una botte che i suoi fondi è ciascuno per diametro due bracci et al cochiume è 2 1/4 e tra i fondi e il cochiume è 2 2/9 e è lunga 2 bracci. Domando quanto sarà quadrata. Sta cercando di trasformare una botte in un volume misurabile, riconosci quanto sarà quadrata. Questa è delle spezie di piramide taglate, però fa così, quindi fai così, moltiplica il fondo in sé, che è 2, fa 4,
poi moltiplica 2 due noni in sé, fa 4 78 82esimi, giogni insieme fa 8 76 81esimi, poi moltiplica 2 via 2 2 e così via. Cioè lui vede una botte e la trasforma in tronchi di piramide, cubi, sfere, parallelepipedi. È la stessa cosa che poi fa quando dipinge, e sa che i suoi spettatori appartengono alla stessa cultura e hanno costruito l'occhio del periodo. Questa è l'arte. L'arte è rendere espressa in una forma, certo, in una forma significante. Proprio, prendo proprio il significante e significante. Vi ricordate che cos'è significante? Cos'è significante? Il mezzo fisico. Il mezzo? Fisico. 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 Non siamo angeli. L'arte è la necessità, quindi, fisica, di far vedere, cioè di rendere percepibili con i vari sensi, l'odorato, anche la cucina a quel punto può diventare un'arte, no? Ma di rendere percepibile con il senso, con il fisico, con il corpo, questi concetti culturali. Il mondo è geometricamente disposto e io lo utilizzo per calcolare, per fare il mio lavoro di mercante. Nell'arte te lo faccio vedere. Il mondo è un rapporto tra Dio e soprannaturale. Dio cerca di parlarci. Io nell'arte ti faccio vedere quello che ci dice. Il mondo è un sistema di rapporti del corpo nello spazio, la bassa danza. Te lo faccio vedere nel quadro della primavera, del Botticelli. Capito? Purtroppo devo tagliare, sono già in tardissimo. Il saggio ci dice questo, ci dice che non è vero che possiamo capire l'arte concentrandoci solo sulla forma. Per capire l'arte dobbiamo collegarla al contesto locale, local knowledge. Quindi non può essere un discorso teorico astratto sull'arte, deve essere sempre incarnato per farmi capire quell'opera d'arte in quel momento storico con quella utenza. Senza questa dimensione non mi stai semplicemente facendo vedere quanto sei bravo, quanto sei figo a creare modelli, ma non mi porti a capire dentro che cosa quell'arte significa. Mi devi invece aiutare a ricostruire l'occhio del periodo. Quindi una cosa su cui potremmo discutere e non lo facciamo è: ma potrebbe essere che invece quella che chiamiamo arte dalla modernità in avanti sia diventata effettivamente sempre di più questa riflessione metalinguistica sulla forma, che effettivamente la nostra arte, con tutta l'alienazione che questo comporta, sia una riflessione interamente formale, che quindi l'altra arte, o forse l'arte che invece che gustiamo più banalmente, l'arte direbbe Bourdieu, in via di legittimazione, o l'arte libera, non l'arte canonizzata, possa essere analizzata ancora secondo questo principio, per cui non è tanto quello che l'artista vuole dirmi individualmente, ma quanto io riconosco in quell'opera alcuni messaggi, alcuni significati culturali che quell'opera mi rende direttamente visibile. Questo spiegherebbe, per esempio, la passione di un certo crimine per i cantanti neomelodici. Ve la spiego, lo so. Arrivederci.